Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo presentarvi il mio Hamilton Khaki Automatic che uso ormai quotidianamente, visto che è iniziato a piacermi di più. L'orologio mi è stato regalato 6 anni fa per il mio 18° compleanno e fino a quel momento l'ho usato davvero poco. Ho iniziato a usarlo da poco e così facendo forse si era seccato il cinghietto. E si sta spaccando qua. Anzi, si è già praticamente spaccato, come potete vedere. Oggi però sono andato a ordinarne uno nuovo per sostituirlo. Monta movimento automatico ETA 2824, carica automatica e carica manuale. Sul quadrante i numeri sono ben visibili, sono indicati sia da 1 a 12 che da 12 a 24. Invece sul fondello c'è il vetro per poter vedere il movimento all'interno. Sulla rotella di caricamento e per segnare l'ora è stampata la H di Hamilton. Il vetro è zaffiro. L'orologio è un perfetto orologio da tutti i giorni, in quanto si presta all'uso quotidiano, più sportivo, ma secondo me può anche essere utilizzato con abiti un po' più formali. A completare, volevo farvi vedere l'H stampata sia sulle fibbie del cinghietto che sul gancetto poi per l'aggancio. L'orologio è stato fatto per resistere fino a 10 atmosfere a 330 piedi sott'acqua. Molto bello il vetro, l'alluminio satinato che c'è sul fondo, mentre sui bordi. Sì, è satinato, mentre la corona che è in rilievo viene fuori con questo bel liscio. Allora, la corona misura 42 mm, è abbastanza grossa di diametro. Io ho il polso abbastanza stretto e anche per questo che non l'ho indossato molto. Invece spessore è di 0,9, quindi l'orologio è abbastanza sottile, come potete vedere, bello piatto, molto comodo essere utilizzato e niente, il perfetto orologio da usare tutti i giorni. Ed ecco come l'orologio risulta una volta indossato.